Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con l'unico pompa ragazzi che nel gioco riesce a shottare in body. Ovviamente parlo di un pompa a slug. Sto parlando più precisamente del fucile a pompa della nuova attività della luna, Blasfemo. Appunto, fucile a pompa a slug che potete droppare semplicemente giocando alla nuova attività sulla luna. Non so con precisione se si possa droppare secondo qualche schema particolare, ma io l'ho droppato all'unica e la prima anche attività che ho fatto. I perk in cui l'ho droppato sono mira istantanea, abbastanza buona considerando che è un fucile a slug, e fanfarone, che in realtà non serve perché il fucile di per sé shotta in body, ragazzi, e questa è la cosa allucinante. Non fate caso al fatto che ho messo calcio contro il bilanciatore, ma non ho droppato Icaro, e quindi l'unica cosa che ci potevo mettere di minimamente utile era calcio contro il bilanciatore. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Voglio cercare di farvi vedere la cosa più importante, ovvero questo che sta facendo, non si sa, vabbè. Volevo cercare, dicevo, di farvi vedere la cosa più importante, ovvero il fatto che questo pompa shotta in body, raga, è qualcosa di allucinante, è illegale. Dov'è? Ecco, se lo prendo, shotta in body. Ok, guardate questo che non mi ha visto. Dove cazzo è? È shottato in body. Cioè, raga, è allucinante. E pensate che c'è anche fanfarone, perché l'ho droppato con fanfarone, quindi idealmente potrebbe fare una cosa come 1000 di danno, cioè una cosa allucinante. Cioè qui ero anche nella post 724, raga, ma di che stiamo parlando? Cioè, assurdo. Ciaone. Cioè, raga, è assurdo, è qualcosa di fantastico, ma che cos'è? Ma che cos'è Starro? Ma che cos'è? Ok, basta, possiamo penso finirla qui. Penso che avrete capito che siamo un impeto controllato alla nuova modalità, ma volevo ritornare facendo una cosa un po' carina. Quindi adesso posso anche utilizzare la primaria magari. Diciamo che volevo fare una cosa carina per compensare questa piccola pausa che abbiamo avuto e informarvi che torniamo, nel senso che ricominciamo con i video, però con qualche piccola modifica. Non so se avete seguito la live che abbiamo fatto qualche tempo fa, in cui essenzialmente abbiamo detto che la voglia di fare video stava leggermente calando. Ci saremmo preso una piccola pausa o comunque avremmo smesso di fare un video al giorno. Diciamo che quella piccola pausa è finita perché ovviamente come ho smesso mi è praticamente subito ritornata la voglia di fare video. Ok. Quindi in questo video, oltre a vedere questa nuova modalità che devo dire non mi fa per niente schifo, cioè è molto molto carina, è diversa dal solito, ad alcuni non piace perché ci sono tipo i tumori con le lanciagranate che girano e fanno queste cose qua, però ci sta, dai, per variare ogni tanto. È abbastanza divertente. E quindi andiamo a vedere quali sono le piccole modifiche appunto di cui vi sto parlando. Essenzialmente quella che più andrà ad influire, quella che più vedrete diciamo, è quella che riguarda l'uscita dei video. Non uscirà più un video al giorno appunto, ma usciranno magari 2-3 video a settimana, nella quale ci concentreremo di più su questi video, cercheremo di farli con un po' più di cura, un po' più di per appunto cercare di creare dei contenuti che siano un po' più nostri, caratteristici, diciamo, che non siano sempre gli stessi contenuti, sia la solita arma che esce al momento, che essenzialmente non me ne vogliono gli altri assolutamente, ma fanno tutti quanti. E quindi volevamo fare qualcosa di diverso, ma continueremo a parlare nella prossima partita. Non mi ricordo minimamente a che punto del discorso eravamo arrivati, quindi continuerò per quello che mi ricordo, spero di non ripetere le stesse cose 8 volte. Comunque dicevo, i video saranno un po' più vari e un po' di meno a livello di quantità. Essenzialmente cercheremo di creare dei contenuti che ci rendano un po' più riconoscibili, che uno magari ci ricordi per un certo contenuto, che sia appunto nostro. Non è un'ottima idea usare l'arco in questa modalità. Un'altra cosa che volevamo fare consisteva nel creare una piccola interazione tra noi e voi. Ovvero una sorta di concorso, gioco a premi, non so bene come lo vogliamo chiamare, però questo sasso mi stava simpatico e ho voluto correrci contro. Diciamo che l'obiettivo ultimo è quello di eleggere una sorta di iscritto del mese, che non si chiamerà mai così perché è orribile detto così, che essenzialmente verrà eletto in base alla partecipazione che questo avrà nei vari video. È una cosa che ci è venuta in mente adesso, dobbiamo ancora vedere bene come strutturarla, però essenzialmente l'obiettivo è quello di appunto creare una sorta di gioco che dura appunto tutto il mese e che riguarda le live e soprattutto i video. Ovviamente in base alla partecipazione guadagnerete penso dei punteggi, non so come la struttureremo, magari ci sono delle app fatte apposta, non ho idea.
E appunto poi alla fine del mese eleggeremo il vincitore, vedremo chi avrà vinto, sarà una sorta di scritto del mese che, come già detto, non si chiamerà così. Mannaggia la clemenza, finisco di parlare in orbita. Questa sorta quindi di scritto del mese verrà appunto eletto ogni mese e vincerà un premio che non sappiamo ancora quale sia, avevamo pensato a un emblema ma è un po' scontato, quindi magari un qualcosa di un po' più originale. Le idee comunque sono tante, ragazzi, aspettatevi dei cambiamenti, ovviamente dei cambiamenti che riguardano sia Destiny sia il canale in generale. Vi ricordo che il 15 novembre esce Star Wars, quindi iniziamo la serie Jedi The Fallen Order. E comunque in generale i cambiamenti arriveranno sia per quanto riguarda i video, che per quanto riguarda le stream, che per quanto riguarda i contenuti, che per quanto riguarda tutto quanto. Quindi, ragà, noi ricominciamo, ci siamo, siateci anche voi, mi raccomando, abbiamo bisogno della vostra partecipazione, del vostro supporto. Lasciate un sacco di like in questo video per farci vedere che ci siete, che mi fa piacere che siamo tornati. E detto questo, ci vediamo subito nel prossimo video. Ciao! Siamo la tua salvezza.